Gentili ascoltatori, buongiorno da Roberto Bortoluzzi. Per i secondi tempi di calcio ci collegheremo oggi con i seguenti campi: Torino per Torino-Juventus, Milano per Inter-Bologna, Cagliari per Cagliari-Roma, Mantova per Mantova-Milan e Napoli per Napoli-Lanerossi-Vicenza. Vai Torino! E da Torino e Valle Ricoveri per questo derby c'è Torino Juventus, vi ricordo il risultato 3-0 per la formazione granata, gol di Pulici sul passaggio di Meroni al sesto minuto del primo tempo, quel Gigi Meroni che oggi sta facendo letteralmente impazzire Marchetti che è in marcatura su di lui, e Gigi Meroni ha giocato il primo tempo strepitoso fornendo diversi palloni all'attacco, e adesso lo stesso Gigi Meroni a portarsi l'attacco sulla faccia destra, è inseguito da Spinosi, Gigi Meroni va via sul fondo, arriva anche Marchetti e darà forte a Spinosi, la Marchetti in cross di Meroni, colpo in testa di Claudio Sala e la parata sicura di Carmignani. E dicevamo appunto di questo Meroni, 32 anni appena compiuti, che sta giocando un grande derby, lo aveva detto in settimana contro la Juventus, mi sento ancora più forte di quello che normalmente sono, e ecco Gigi Meroni nuovamente che va a disturbare il giocatore Furino che si libera del pallone e lo tocca verso Haller, il tedesco avanza a piccoli passi, tocco verso Casio, però a partire dalla destra bianconera sul settore destro del campo è affrontato da Fossati, i due gaggiano il duello, va la palla termina sul fondo e dovrebbe essere gira di messa in favore della Juventus. Ecco quindi Furino a toccare, a rinviare il pallone verso Sandro Salvatore, il difensore tocca indietro per Carmignani. Un derby veramente molto bello acceso quello alla quale stiamo assistendo, e ricordiamo che il primo tempo è stato senz'altro a vantaggio della formazione granata, che sul settore destro ha dato molto fastidio alla formazione juventina con Gigi Meroni appunto che ha, con le sue folate offensive, ha messo in difficoltà non poco i difensori bianconeri. Siamo giunti quindi alla quarta minuto del secondo tempo e il Torino ha sostituito Toschi con Luppi, vi ricordo pertanto il risultato qua a Torino, Torino 1-0, pertanto Torino è tutto lì nello studio.